La madre ha detto di incontrarci alla statua di Artemide del Cetra. Arcadia, il granaio del Peloponneso. Il grano è la risorsa più preziosa del mondo greco. Ci siamo. Sarà bello rivedere Brasida e mia madre. Chi sei tu? Io? Nessuno. Ma tu? Hai un aspetto perfino più divino di quello descritto da Brasida. Dovrebbe esserci la tua statua tra questi alberi. Brasida? Cos'ha a che fare con tutto questo? Ha detto di tenere gli occhi aperti per il guerriero con la lancia rotta. La parte del divino l'ho aggiunta io. Brasida sa riconoscere un vero guerriero. I racconti delle mie gesta sopravvivranno a qualsiasi statua. Certo. Dovrebbero declamare la tua storia dalla cima delle montagne. In Arcadia sei già una leggenda. Dov'è Brasida? Devo parlargli. Naturalmente. E la donna? Vuoi parlare anche con lei? Aspetta. Ti assomiglia. Dimmi dove sono andati. Certo. Dopotutto è quello per cui mi ha pagato Brasida. Allora perché non lo fai? Non mi ha pagato abbastanza. Questa volta è davvero vivo. Ti vedo. Ah! Addosso all'arciere! Non vedo nulla! Senza... Don't come Arriva da laggiù! Addosso all'arciere! A terra! vedo nulla. A terra! Non vedo nulla qua. Le mie gesta sopravvivranno a ogni statua! Che arroganza! Dimmi dove sono, o cancellerò quel sorriso idiota dalla tua faccia di merda! Lo diceva che hai un caratteraccio. Non mentiva. Dimmi dov'è mia madre, forse ti risparmierò la vita. Forse. Hai pietà! L'Arcadia non ne avrà per te. Parla! Li troverai su una collina. Una rupe sopra Tegea. Hai detto che Brasida non ti ha pagato abbastanza. Chi l'ha fatto? L'Arconte. Paga più per la tua testa di quanto Brasida potrebbe permettersi in 2 vite. Dimmi chi è l'Arconte. Voglio un nome. Lago. Il suo nome è Lago ed è l'uomo più potente dell'Arcadia, che controlla il grano, controlla il mondo. Considerati fortunato. Ho già visto abbastanza sangue. Oh, ma ne vedrai molto di più. Benvenuto in Arcadia, Alexios. Qualcuno si sta già occupando della tua taglia? Potrei pensarci io. Dai!